Ciao, sono Luca e in questo video vediamo un piccolo trucco per rendere i tuoi workout molto più efficaci a casa e in palestra per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare, come sempre volendo evitando a parte un ciclo di forza muscolare che in molti casi potrebbe risultare non particolarmente piacevole e sostenibile. Semplicemente migliorerai la forza indirettamente aumentando i carichi nel corso del tempo. Per quanto riguarda il trucco, in realtà si tratta di principi di base che devi sempre rispettare per una corretta esecuzione e per rendere il tutto sempre più efficace. In tutti gli esercizi devi sempre enfatizzare entrambe le fasi del movimento, sia la fase concentrica di contrazione quando per l'appunto contrai i muscoli, sia la fase eccentrica. Devi quindi assicurarti di massimizzare entrambe le fasi così da garantirti migliori risultati utilizzando di base un carico adeguato. Se ad esempio prendiamo come riferimento un curl con bilanciere, la fase concentrica corrisponde a quando vai a flettere le braccia contraendo per l'appunto i bicipiti stessi, mentre la fase eccentrica corrisponde alla fase per l'appunto discendente. Di base, anche se può sembrare controintuitivo, la fase eccentrica è sempre quella più efficace nel fornire al muscolo lo stimolo per la crescita muscolare a riposo. Devi quindi enfatizzarla al meglio e infatti la fase eccentrica stessa dura sempre il doppio rispetto a quella concentrica. Sempre mantenendo il curl con bilanciere come riferimento, quando fletti le braccia nella fase concentrica di contrazione il tutto durerà 2 secondi, per avere un riferimento ovviamente. Quindi la fase eccentrica, proprio a riprova di quanto sia importante nel tuo workout, durerà sempre il doppio rispetto a quella concentrica. Se manteniamo come riferimento il curl con bilanciere, quando fletti le braccia nella fase concentrica di contrazione il tutto dura 2 secondi, per avere un riferimento ovviamente. Dopodiché invece quando vai a estendere le braccia nella fase eccentrica il tutto durerà 4 secondi, quindi il rapporto è sempre di 2 a 1. La fase eccentrica dura il doppio e per l'appunto, ripeto, questo dimostra quanto sia importante enfatizzare questa fase invece di, in questo caso, lasciare cadere il bilanciere in maniera più o meno controllata. E sempre invece fondamentale ottimizzare entrambe le fasi. Nella fase concentrica puoi fermarti anche 0,5 secondo oppure anche 1 secondo, così da massimizzare per l'appunto la contrazione stessa. Dopodiché resisti al meglio nella fase discendente o eccentrica, in questo modo per l'appunto garantendoti i migliori risultati. Puoi fare tutto questo se utilizzi un carico adeguato con una tecnica di base impeccabile e il focus mantenuto sempre sul pompaggio muscolare e sulle sensazioni in generale, evitando quindi di porre il focus in maniera esasperata sul carico eccessivo fine a se stesso, come molto spesso avviene nell'ambito fitness tradizionale. Quindi carico adeguato, tecnica impeccabile, focus che si sposta dai pesi stessi alle sensazioni muscolari con il pompaggio che ti guida in ogni singolo workout. Dopodiché ottimizzi entrambe le fasi del movimento. La fase eccentrica dura il doppio di quella concentrica ed eseguendo il tutto al meglio puoi veramente garantirti migliori risultati con ottime sensazioni, ottimo ascolto di te e un grande salto di qualità in termini di efficacia generale. Ti rimando agli altri miei video Paradigma Autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!